momento dopo aver cenato con i discepoli nell'orto degli ulivi, Cristo si sente così solo che ha bisogno del calore e del sostegno degli amici e porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. È l'umanità di Cristo che si manifesta prepotentemente nella solitudine della sua umanità. Cristo ci fa capire che dobbiamo accettare e vivere la nostra umanità con tutte le sue debolezze, le sue frustrazioni, i suoi insuccessi e le sue delusioni. Invece, la nostra società, il mondo in cui viviamo e operiamo, sembra rigettare questa nostra umanità. Se siamo vecchi, ci sono le case di riposo. Se malati, gli ospedali, o peggio ancora, ci tolgono i sondini di sopravvivenza. Se poveri o straccioni, la strada. Se di differente colore, l'emarginazione. La nostra umanità che prima o poi, chi più chi meno, deve oltrepassare questo solco, ci rende spesso paurosi, apprensivi, se non addirittura senza alcuna speranza. E allora ci rannicchiamo in una solitudine buia e triste, alla ricerca di una mano che ci sostenga, di una parola che ci consoli, di un gesto che ci rialzi. Cristo allora ci chiama come chiamo Pietro, Giacomo e Giovanni. Ci chiama per essere con Lui lì nell'orto degli ulivi, di vegliare con Lui, di condividere la sua solitudine umana, chiedendoci di non dormire, di non appisolarsi, ma di fargli compagnia da veri amici. E se nella nostra solitudine entra Cristo prepotentemente, intensamente, saremmo capaci di dire come Lui: passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta, o Padre.